Marx filosofo, Marx economista. Si è sempre più diffusa quasi una riduzione del pensiero marxiano a mera dottrina economica, almeno così viene studiato. Dalle università Marx sparisce, tranne in poche, e viene studiato nelle facoltà di giurisprudenza e di economia come mera ipotesi esclusivamente economica. Quale può essere oggi la soluzione a questo? Come recuperare a Marx la totalità del pensiero marxiano rispetto al pensiero unico capitalista sotto quale dal quale siamo soggiogati? Dunque, Marx non è stato un economista per il semplice fatto che egli non ha elaborato una economia, non ha elaborato un'economia critica, non ha elaborato un'economia di sinistra, ha elaborato, come recita il sottotitolo del Capitale, una critica dell'economia politica, e quindi si è posto, almeno così lo interpreto io nei miei lavori, come un critico, appunto, che è la categoria fondamentale per interpretare l'opera di Marx, la critica, si è posto come un filosofo che ha criticato l'economia capitalistica e che si è occupato di una totalità dinamica e contraddittoria che è il modo della produzione capitalistica, criticato appunto nella sua totalità espressiva, reale, economica, sociale, politica e simbolica anche, la critica delle ideologie, che è un'operazione non economica ma filosofica. Certo, il concetto di filosofia in Marx deve essere discusso, perché Marx rivoluziona da un certo punto di vista il concetto di filosofia. Dopo Marx la filosofia, come ha mostrato molto bene Etienne Balibar nel suo libretto La filosofia di Marx, dopo Marx la filosofia diventa altra cosa rispetto a quello che era prima. E non di meno, fermo restando che Marx declina la filosofia in un modo specifico e non assimilabile alle altre filosofie, dopo Marx la filosofia diventa cosa di diverso, e non di meno Marx è un filosofo, sia pure in un senso specifico. Quindi anche riprendendo quello che diceva Paul Ricoeur riguardo alla scuola del sospetto, sì. Parallelamente a Nietzsche e per altri versi Freud. Sì, quello è un aspetto secondo me però non il principale, cioè in fondo se solo si trattasse di sospettare, di mettere in discussione la realtà, non ci sarebbe neanche bisogno di Marx e di Nietzsche, basterebbe Socrate, no? Di tutto, ti esteem, domandi e critichi. Quello che fa Marx, certo, è una forma di sospetto, di maestro del sospetto, però è ben altro, non si limita a sospettare, si scende, come dice lui, nel laboratorio segreto del plusvalore, cioè entra nei meccanismi della produzione capitalistica, svelandone le contraddizioni e mostrando, come dire, la necessità di superare la contraddizione capitalistica, intendendo però la necessità, a mio giudizio, in maniera altamente ambigua e contraddittoria, perché Marx rimane in sospeso tra un concetto di necessità di ordine quasi naturalistico, le leggi naturali del superamento del capitalismo, e un concetto invece più kantiano e fichtiano del dovere come Sollen, dicono i tedeschi, cioè come dovere morale di superamento della contraddizione capitalista. Benissimo, la seconda domanda è più di carattere quasi politico, più propriamente detto, nel senso la tua attività filosofica comunque ha portato a far conoscere comunque al grande pubblico o comunque al pubblico che segue i mezzi di massa determinate problematiche. Secondo te non si corre il rischio in questi mezzi di massa di diventare quasi una, per via dell'assenza di contraddittorio, quasi una negazione controllata, un'anomalia controllata per poi affermare con ancora più forza i valori del capitalismo, i valori dell'Europa che da esso scaturisce? Questo può darsi, non lo metto in discussione, potrebbe benissimo essere così, e tuttavia, come dire, se non occupi tu quello spazio lo occupa qualcun altro, quindi a quel punto la strategia è o di cercare di intervenire, di creare un'egemonia.
economia, anche utilizzando questi mezzi bassi e prosaici, andando anche in televisione, come peraltro fece anche Pasolini, criticando all'interno, oppure fare una sorta di fuga in un'isola deserta e non corrompersi con le patologie della società alienata, che può essere anche una soluzione. Però io propendo per la necessità gramsciana di creare una egemonia conflittuale e oppositiva. So benissimo che se tu vai in televisione e dici una volta il messaggio contro, poi la TV fa passare 10.000 volte il messaggio pro e quindi tu fai la figura dell'anticonformista di comodo o del coglione, tra l'altro. Esatto. Per cui me ne rendo bene conto, però serve a instillare il dubbio circa la legittimità del sistema in cui vivi e a far passare il messaggio, saranno poche le persone in cui passa, non lo metto in discussione, ma anche se passa per dire in 100 persone, è già qualcosa. Il motivo nicciano del cercare i compagni nel prologo dello Zarathustra, quando Zarathustra dice io non cerco le masse ma cerco il compagno, i singoli compagni che possono aiutarmi, è questo il che intendi? Sì, cercare di creare forme di comunità resistenti. Ripeto, mi rendo conto che in una trasmissione televisiva passa molto di più il messaggio allineato, passa molto di più nei due sensi, che lo fanno passare di più, 10.000 volte, e confermando lo spirito dello spettatore passa. Però se il messaggio contro passa anche sull'1%, a essere ottimisti, degli spettatori, è già qualcosa, nel senso che questi spettatori poi potenzialmente potranno seguire quello che dici e mettere in discussione il messaggio contro, o anche solo possono venire in serate come questa a Cagliari a sentire e a discutere umanamente in forme civili rispetto a quelle televisive di argomenti e di problemi che credo siano di un certo interesse per la vita. Grazie mille. Grazie a voi.